Il premio della stampa estera è così, uno sguardo da lontano. Vabbè, che meraviglia, sì, infatti è una cosa molto bella, non me l'aspettavo e sono molto contento che venga premiato per questo film, è una bella emozione. Senti, abbiamo sentito Taviani che ci ha detto che tu sei un grande attore, che quindi il suo lavoro, il grande regista, è stato proprio minimo, però voi siete Creta in mano ai registi. Assolutamente sì, no, io ringrazio Paolo, sì, sono stato Creta in mano ai suoi racconti, alle sue mani, alle sue emozioni, a tutto quanto. È così che si diventa un grande attore, no? Passando da un grande regista all'altro. Non sono un grande attore, no, non lo sei, però ti premiano perché... No, mi premiano forse perché è piaciuto quello che ho fatto. Senti, a chi dedichi questo premio? A chi lo dedico? Sì. Questo vedi, non ci avevo pensato. Vedi? Eh sì, ma no, però forse lo dedico, ecco, a una persona che mi è molto cara, che la mia nonna, che era lì quando li ho incontrati. Quindi è grazie a lei anche che li ho incontrati, perché ha attirato la loro attenzione. Senti, Una questione privata è un film che parla della resistenza e parla di un momento storico italiano importante e difficile, ma Una questione privata, la resistenza è quotidiana o no? Sì, l'importanza della libertà, del sapere di che ognuno di noi può cambiare le cose se lo vuole, questa è la resistenza quotidiana. Luca, il Globo d'Oro come miglior attore protagonista, quindi questo Milton, questa follia d'amore di Milton che non vede neanche più la guerra per questo amore che lo acceca, quanto ti appartiene? A quel momento mi è appartenuta abbastanza. No, è stato bellissimo vivere insieme a loro questo film, questa loro interpretazione della storia meravigliosa. E questo è stato molto bello. Il fatto che il premio ti arrivi dalla stampa estera ha un significato particolare per te, qualcosa in più? Beh sì, proprio perché arriva dalla stampa estera, quindi è quello sguardo che dicevamo prima da fuori, che è abbastanza emozionante. Senti, con te c'è Tony Servillo, che è una generazione diversa dalla tua, però c'è un denominatore comune, no? È anche un passaggio di testimone, nonché la condivisione di un premio importante. Non so, per me è molto bello, è un onore. Io ho avuto la possibilità di lavorare con Tony Servillo, una piccola parte che avevo in un film dove lui era protagonista, è stato molto divertente lavorare assieme. Sarà bello salutarci questa sera. Lui si presta molto alle opere prime e accetta molto di lavorare con i registi esordienti. Che cosa si prende da questi grandi attori quando si lavora con loro? Si vede proprio, secondo me, il mestiere, cioè quale è il mestiere dell'attore. Questo ho visto lavorando con lui. Puoi andare, non ti spaventare. Grazie.